piacciono gli scherzi? Ma sì, se ecco, sono innocui, sì. C'è una tendenza mondiale del web di scrivere, consigliare scherzi innocui, quelli innocui però danno fastidio alcuni. Per esempio, mentre uno dorme, i baffi misteriosi, mentre l'amico dorme dipingi questi baffi e mi raccomando non bisogna dirglielo perché se ne deve accorgere da solo, sennò lo scherzo. Si sveglia con i baffi. Con i baffi. Oppure prendere questa, una lattina di panna montata e spruzzarne un po' su una, su un, ciascun palmo della mano, delle mani, e poi aspettare che mentre dorme questo si sporca, perché giustamente con la panna sopra il palmo delle mani, cosa, come si gira e si muove, fa un macello. Oppure ancora impostare la sveglia del cellulare, inserire il telefono in una bottiglia di plastica facendo un buco e mettere questo telefono lontano. Quando si sveglierà, che sentirà la sveglia, impazzirà a cercare il telefono. Capito? Questo comunque è riconducibile anche a qualcosa di qualche tempo fa. Ti ricordi tu i telefoni a disco? Sì, Allora, quando si stava in ufficio, che cosa si faceva? Si prendeva il telefono e lo si metteva nel tampone dell'inchiostro, dopodiché si faceva squillare, lui alzava il telefono, lo metteva qua e girava tutto. Questo è terribile, io sapevo che c'era. La questione della sveglia è successo anche questo, cioè hanno un personaggio che doveva alzarsi la mattina alle 6 per prendere un autobus e andare a lavorare, praticamente questi erano militari, nella stessa camerata hanno messo la sveglia alle 3 del mattino, si sono alzati, si sono vestiti tutti e lui, pensando che era le 6, è andato a prendere l'autobus e poi si è accorto che erano le 3:30. Che bellissimo, bellissimo. È fantastico. Questo è bello, questo è veramente forte. Ma tutti si sono vestiti. Tutti. C'è stata un'organizzazione, cioè hanno messo tutti gli orologi avanti. La sveglia sono andata alle 6, ma in realtà erano le 3. Tutti si sono vestiti, sono andati a lavare i denti, sono andati in bagno e questo piccolo uomo è andato a prendere l'autobus alle 3 di mattina. Oddio, e tu parli appunto di svegliarsi la mattina e anche lì puoi fare degli scherzetti, vengono consigliati dal web, in bagno, cioè metti un rotolo di adesivo al posto. Ma questo è cattivo, me lo ammazza. Stavo pensando di metterci la carta vetrata, ma sarebbe peggio, insomma. Però questa è cattiva. Questa è cattiva, ma la carta vetrata pure, ammazza, ce l'hai un po' il genio tu per lo scherzo. Sì, perché poi la mattina sei rincoglionito, quindi oggi va, pulisci la carta vetrata. Ecco, oppure il beccuccio dello shampoo, ci metti il nastro adesivo al beccuccio dello shampoo o del doccia schiuma, così uno non sta lì ore e ore e non capisce che cosa è successo e non uscirà mai sto shampoo. Sì, anche per esempio nella doccia invertire il pomello e mettere il rosso dalla parte del blu e il blu dalla parte del rosso. Quindi ti bruci oppure ti congeli. Così, se è d'inverno rimani. E a proposito di congelare, ce n'è uno crudele, proprio sono degli scherzetti da fare ai propri figli, anche quelli ci sono. Cioè, preparare una ciotola la mattina, la sera prima, una ciotola di cereali col cucchiaio e il latte, e la metti quindi in congelatore e lasci per tutta la notte che si congeli. La mattina dopo lo servi al piccolo che deve fare colazione, una crudeltà, che starà lì ore e ore a cercare di prendere il cereale. Cioè, di una crudeltà. Questo è crudele, però è divertente. Questo è divertente. Dovremmo chiedere al maestro Remo Perginelli che ne pensa. Ci fa fare come si chiama lì, le stelle lì. Perché c'è le costellazioni. Le costellazioni. Perché là c'è un problema. Lì c'è un problema di fondo. Dunque, allora io vi lascio a Luci, come si chiama? Così ritorna al benvenuto. Benvenuti. Benvenuto. Abbiamo cambiato l'orario, l'abbiamo messa alle 19, però riparte Alessandro Parodo con Weekend, e ci terrà compagnia per tutta la stagione invernale primaverile. Noi ci vediamo venerdì prossimo e non mercoledì, perché saltiamo mercoledì. Sì, e ci vediamo mercoledì, venerdì successivo. Sì. Noi saltiamo. Però dopo mercoledì dopo torniamo. Ma certo che sì. Il prossimo mercoledì invece va così. Ciao.